gli angeli loro additano e chiamano i pastori ad adorarlo, cielo e terra esultano, ed il sole del Verbo eterno, facendo il suo corso, dirada la notte del peccato, da principio al pieno giorno della sua grazia. Dimora in Betlemme. Preghiera di preparazione. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi come tua cara figlia nelle tue braccia, per chiederti con gli spiriti più ardenti la grazia più grande che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei regina di questo regno, ammettimi come figlia tua a vivere in esso, finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini per farmi comprendere cosa significa volontà di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oggi, Mamma Santa, sento una foga d'amore e sento che non posso stare se non vengo alle tue ginocchia materne per trovare nelle tue braccia il celeste bambino. La tua bellezza mi rapisce, i suoi sguardi mi feriscono, le sue labbra atteggiate a gemere e a dare il singhiozzo di pianto mi strappano il cuore davanti. Mamma mia carissima, io so che tu mi ami e perciò ti prego che mi dia un posticino nelle tue braccia affinché gli dia il mio primo bacio, versi il mio cuore nel piccolo Re Gesù e gli affidi i miei segreti interessanti che tanto mi opprimo. E per farlo sorridere gli dirò: la mia volontà è tua e la tua è mia, perciò forma in me il regno del tuo Fiat divino. Figlia mia carissima, o come ti sospiro nelle mie braccia per avere il gran contento di poter dire al nostro piccolo Re Bambinello: non piangere, carino mio, vedi, qui con noi c'è la piccola figlia mia che vuole riconoscerti per re e darti il dominio dell'anima sua per farti distendere in lei il regno della tua divina volontà. Ora, figlia del mio cuore, mentre starai tutta intenta a vagheggiare il pargoletto Gesù, prestami attenzione ed ascoltami. Tu devi sapere che era mezzanotte quando il piccolo re neonato uscì dal mio seno materno. Ma la notte si cambiò in giorno. Colui che era padrone della luce metteva in fuga la notte dell'umana volontà, la notte del peccato, la notte di tutti i mali. E per segno di ciò che faceva, nell'ordine delle anime, col solito suo fiat onnipotente, la mezzanotte si cambiò in giorno fulgidissimo. Tutte le cose create correvano per inneggiare in quella piccola umanità il loro creatore. Il sole correva per dare i suoi primi baci di luce al bambinello Gesù e riscaldarlo col suo calore. Il vento imperante con le sue ondate purificava l'aria di quella stalla e col suo dolce gemito gli diceva: ti amo. I cieli si scuotevano fin dalle fondamenta, la terra esultava e fremeva fin nell'abisso. Il mare tumultuava con le sue onde altissime, insomma, tutte le cose create riconobbero che il loro creatore già stava in mezzo a loro e tutte facevano a gara ad inneggiarlo. Gli stessi angeli, formando luce nell'aria, con voci melodiose da potersi sentire da tutti, dicevano: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Già è nato il celeste bambino nella grotta di Betlemme, avvolto in poveri pannicelli. Tanto che i pastori, perché stavano in veglia, ascoltarono le voci angeliche e corsero a visitare il piccolo re divino.
Onde, figlia cara, continua ad ascoltarmi. Come io ricevetti nelle mie braccia lui e gli diedi il mio primo bacio, sentii il bisogno d'amore di dare del mio al mio figlio bambino. E porgendogli il mio seno, gli diedi latte abbondante, latte formato dallo stesso Fiat divino, nella mia persona per alimentare il piccolo Re Gesù. Ma chi può dirti ciò che io provavo nel fare ciò e i mari di grazia, di amore, di santità che mi dava il figlio mio per contraccambiarmi? Quindi lo involsi in poveri magneti di pannicelli e lo adagiai nella mangiatoia. Questa era la sua volontà ed io non potevo fare a meno di eseguirla. Ma prima di fare ciò feci parte al caro San Giuseppe dandolo nelle sue braccia. Ed oh, come gioisi, lo strinse al cuore del dolce bambinello, versò nell'anima sua torrenti di grazie. Quindi, insieme con San Giuseppe, aggiustammo un po' di fieno nella mangiatoia e, distaccandolo dalle mie braccia materne, lo posi a giacere dentro di essa. E la mamma tua, rapita dalla beltà dell'infante divino, se ne stava la maggior parte del tempo genuflessa innanzi a lui. Mettevo in moto tutti i miei mari di amore che il volere divino aveva formato in me per amarlo, adorarlo e ringraziarlo. Ed il celeste parvoletto che faceva nella mangiatoia? Un atto continuato della volontà del nostro Padre Celeste, che era anche sua, ed emettendo gemiti e sospiri vagiva, piangeva e chiamava tutti col dire nei suoi gemiti amorosi: venite tutti figli miei, per amore vostro sono nato al dolore, alle lacrime, venite tutti a conoscere l'eccesso del mio amore, datemi un ricetto nei vostri cuori. E ci fu un viavai di pastori che vennero a visitarlo e a tutti dava il suo sguardo dolce e il suo sorriso d'amore nelle sue stesse lacrime. Ora, figlia mia, una parolina a te. Tu devi sapere che tutta la mia gioia era tenere nel mio grembo il mio caro figlio Gesù, ma il volere divino mi fece intendere che lo mettessi nella mangiatoia a disposizione di tutti, affinché chiunque lo volesse potesse vezzeggiarlo, baciarlo e prenderlo nelle proprie braccia come se fosse sua. Era il piccolo re di tutti, quindi tenevano il diritto di farsene un dolce regno d'amore. Ed io, per compiere il volere supremo, mi privai delle mie gioie innocenti e ricominciai con le opere e i sacrifici l'ufficio di madre di dare Gesù a tutti. Figlia mia, la divina volontà è esigente, vuole tutto, anche il sacrificio delle cose più sante. E a seconda delle circostanze, il grande sacrificio di privarsi dello stesso Gesù. Ma questo è per distendere maggiormente il suo regno e per moltiplicare la vita dello stesso Gesù, perché quando la creatura, per amore suo, si priva di lui, è tale e tanto il suo eroismo e il sacrificio che tiene virtù di produrre una vita novella di Gesù, per poter formare un'altra abitazione a Gesù. Perciò, figlia cara, sii attenta e sotto qualunque pretesto non negare mai nulla alla divina volontà. Bene, carissimi, sicuramente lo Spirito Santo ha illuminato i nostri cuori per farci comprendere che in questo 22° giorno, con queste parole che la Madonna ha detto, giungiamo ad alcune vette su cui è molto importante riflettere, anche se attraverso una serie di passaggi necessari. Chiaramente tutto quanto culmina, l'abbiamo capito, compreso giustamente nella parte finale del discorso che fa la Madonna, dove spiega le più grandi rinunce, assolutamente non ci deve mettere paura, ed anche quanto sia esigente la divina volontà. Questa è una
non casuale, ecco, meditazione, perché noi stiamo seguendo da un paio d'anni, 2 o 3 anni, insomma, il testo nei Ceracoli mensili della Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, e questo discorso è capitato nella festa dell'esaltazione della Santa Croce, insomma. Quindi, quando Maria Santissima dice la Divina Volontà esigente vuole tutto, anche il sacrificio delle cose più sante, basta che ci mettiamo davanti alla croce, a Gesù crocifisso, e abbiamo subito un'immagine viva di questo. Allora, diciamo che questo brano è distinto un po' in 3 parti. Primo, l'evento della nascita di Gesù e il suo significato non solo semplicemente simbolico, ma simbolico reale nell'ambito della redenzione, con i segni che l'hanno accompagnato. Noi celebriamo la festa, sapete, di Natale a me, con la messa di mezzanotte. Ecco, non so quanti di voi sanno che la messa di mezzanotte o si fa a mezzanotte o non si fa per niente, non è un orario flessibile. La messa di Natale si deve fare a mezzanotte, la veglia pasquale sapete se può cominciare alle 11, alle 10, alle 9, a mezzanotte, un tempo si faceva di mattina la veglia pasquale, insomma il giorno di Sabato Santo, ma la messa di Natale non si tocca, si fa a mezzanotte, prima di sentire queste cose. Perché c'è questa tradizione antichissima che sapete che mezzanotte è la notte profonda, perché è il cuore della notte, è il contrario del mezzogiorno. Mezzogiorno è il momento in cui massimamente splende il sole. Mezzanotte è, come dire, se ci passa l'ora dell'impero delle tenebre, notte fonda, è buio totale. E quindi la scelta di quell'ora da parte del nostro Dio e Signore non è casuale. Cioè, io sono venuto a rendere mezzanotte mezzogiorno, questo è il senso. E a quello che la Madonna racconta, non è l'unica a raccontarlo, ci sono anche altri testimoni, cioè non è l'unica fonte questa degli scritti della Biccarreta a raccontare questo, perché ce ne sono anche altre. Cioè che tra i segni che accompagnarono la nascita di Gesù fu che la notte si cambiò in giorno, non solo, capite, nel significato simbolico reale, ma anche proprio visivo, materiale. La grotta di Betlemme fu inondata di luce più chiara di quella che brilla a mezzogiorno. Colui che era padrone della luce metteva in fuga la notte. E cosa rappresenta la notte? La notte rappresenta l'umana volontà, 1, il peccato, 2, e tutti i mali possibili e immaginabili. Quindi attraverso questo gesto Gesù viene a dire: io sono, quello che avrebbe detto nel Vangelo di San Giovanni, la luce del mondo, cioè colui che ti farà uscire dalla notte in cui ti immette la tua volontà umana staccata dalla mia, quella ancora più fonda in cui ti immette il peccato, e tutti i mali che da questo conseguono. Perché noi sappiamo bene, questo ce lo insegna la Chiesa, la Divina Rivelazione, che tutti i mali che noi conosciamo, nessuno escluso, tutti, fisici, psichici, morali, spirituali, ambientali, di qualunque genere, sono tutti generati dal male morale, del peccato dell'uomo, tutti, nessuno escluso. E quindi la mezzanotte si cambia in giorno fulgidissimo. Quindi questo primo grandissimo segno. Poi ci sono una serie di segni cosmici. Gli diceva: ti amo anzitutto il vento impetuoso, poi il sole, poi i cieli, poi la terra, poi il mare. Tutte le cose create riconobbero il loro creatore che stava in mezzo a loro. Gli angeli che annunciano poi i pastori, e i pastori che vanno ad adorare il Signore. Quindi la creazione, nell'atto stesso in cui il Signore della creazione esce alla luce, gli presta ossequio e lo riverisce e adora. Chi è che ci fa la figura peggiore di tutti in mezzo alla creazione? Come sempre, la nobile razza della stirpe umana. Perché il Vangelo di Giovanni ci ricorda che venne fra la sua gente, ai suoi non l'hanno accolto, e il profeta Isaia, proprio nel versetto 3 del primo capitolo, ci dice che l'asino riconosce il padrone e il bue
la greppia, ma il mio popolo non conosce, Israele non comprende. Quindi quei due animali che stavano presenti alla nascita di Gesù erano una rievocazione di questa dolorosa profezia di Isaia. Quindi la creazione irrazionale, come sempre, ha superato le creature ragionevoli, siamo noi. Ecco. E poi sapete che da un punto di vista rivelato, anche tutti quanti i cataclismi, i brutti fenomeni legati alla meteorologia, diciamo così, o ai fenomeni fisici, terremoti, gli tsunami, gli uragani, le alluvioni, gli straripamenti dei fiumi, le piogge impazzite, tutte queste cose qui, da un punto di vista profondo, sono legate al nostro peccato. Non possiamo stabilire con certezza i nessi di causa, quindi non possiamo dire è venuto quel terremoto perché quella nazione ha fatto certi peccati, nessuno può fare una cosa di questo genere, ma sappiamo che qualunque fenomeno disordinato, proprio di scatenamento, di rivolta contro noi stessi, di qualche elemento creato, sicuramente è stato innescato, è stato provocato, è stato generato dal peccato del genere umano, o dai peccati, o dal proliferare dei peccati del genere umano. Questa è una verità di fede, questa qui certamente c'è chi non ci crede, ecco, però è una verità di fede. E questa è la prima parte, quindi ciò che Gesù viene a portare, eccetera, la descrizione drammatica, quindi per la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolta, la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta, la creazione sì, gli uomini no. Poi c'è la risposta invece di Maria Santissima e di San Giuseppe, risposta assolutamente straordinaria, esemplare, una risposta di amore che ricambia con amore tenerissimo e immenso l'amore ricevuto. La Madonna nei confronti di Gesù capisce soltanto questo tipo di linguaggio, amore che si cambia con amore, no? Primo bacio e il latte abbondante formato dallo stesso Fiat divino nella mia persona. E però qui la Madonna accenna a ciò che solo lei può capire con perfezione. Chi può dirti ciò che io provavo nel fare ciò? E i mari di grazia, di amore e di santità che mi dava il figlio mio per contraccambiarmi. Quindi questo gesto, come dire, dolcissimo, tenerissimo, materno, è quello di allattare un bambino, però il rapporto tra Gesù e Maria andava su onde più elevate, differenti. Ieri pomeriggio ho fatto una catechesi sulla Madonna e gli scritti di Maria Valtorta. Quando gli chiedono Giuda, San Giuda Taddeo chiede a Gesù, dice, senti un po', ma tu come la vedi Maria? Come madre o come serva? Perché è donna. Gesù risponde come sorella e come sposa. Bellissima risposta che dà, quindi rimando a quello che ho detto ieri. Come madre o come donna? Come serva, come sorella e come sposa. Quindi l'orizzonte su cui era principalmente strutturato il rapporto tra Gesù e Maria era quello sponsale. Tutta quanta la teologia dell'Antico Testamento, il profeta Osea, quindi il popolo di Israele come chiamato ad avere un rapporto sponsale con Gesù, tutto il Cantico dei Cantici. Gesù e Maria sono la sposa e la sposa mistici, capito in che senso, no? Per antonomasia, con tutto ciò che è di più bello e profondo e puro, ma anche intenso, esprime l'amore sponsale. Ecco, poi però la Madonna comprende, anche su questo c'è veramente, io sto rileggendo la mistica città di Dio di Maria da Creta, questi due racconti si possono completamente sovrapporre. La Madonna capisce che è volontà di Dio, anche perché doveva soffrire un po' Gesù, oltre che essere, come dire, disponibile anche alla donazione altrui, che deve metterlo nella mangiatoia, quindi se lo deve togliere dal seno e dalle braccia e stare lì, e lo deve lasciare lì. Dice, ma che sarà mai? Dopo averlo dato certamente a San Giuseppe, che è la seconda risposta adeguata a Gesù, no? Ecco, e la Madonna accetta questo, che è
noi dici, ma chi sarà mai? Se qualcuno dice chi sarà mai, vuol dire che ancora non ha mai, diciamo così, sperimentato, che significa avere un momento intenso di vita con il Signore e poi quando quel momento intenso viene tolto. Non servono cose molto molto straordinarie, se uno si legge Santa Teresa, già quando uno ci vuole qualche consolazione anche sensibile, che è proprio la cosa più accessibile, diciamo così, nella preghiera, quando non ce l'hai più, e così ci si accorge, no, come Dio e il rapporto con Lui vale molto di più e va molto al di là di qualunque cosa bella di questo mondo. Ecco, però la Madonna questa cosa l'ha fatta. Tu devi sapere che tutta la mia gioia era tenere nel mio grembo il mio caro figlio Gesù, ma il volere divino mi fece intendere che lo mettessi nella mangiatoia a disposizione di tutti. Ed io, per compiere il volere supremo, mi privai delle mie gioie innocenti e ricominciai con le opere e i sacrifici con ufficio di madre di dare Gesù a tutti. Qual è la denuncia più grande che si possa fare? E qui dobbiamo, adesso, dinanzi a questa meditazione, dobbiamo chiederci e dobbiamo dirlo nel nostro cuore, e poi dobbiamo certamente parlarne con Gesù. Ecco, non... Quale sarebbe il sacrificio più grande che oggi Gesù ti potrebbe chiedere? Quale sarebbe? E individuato quale sarebbe, tu cosa faresti? Diresti immediatamente fiat, anche a rischio di morire all'istante, o no? La divina volontà è esigente e vuole tutto. Vedete come qui, l'ho detto già altre volte, no? Ogni tanto qualcuno mi viene a dire, però a volte Don Leonardo la fa un po' troppo difficile la divina volontà. Dicono tutti che è semplice, che è facile, però... Qui non si tratta di Don Leonardo, di Don Nicola o di Don Filiberto, capite? Io rileggo: la divina volontà esigente vuole tutto, anche il sacrificio delle cose più sante, e a seconda delle circostanze il grande sacrificio di privarsi dello stesso Gesù. Allora, sapete che scherzo succede, no? La stragrande maggioranza della gente dice che ha un sacrificio privarsi di Gesù. Non importa niente a nessuno, cioè la gente campa completamente senza Gesù, come se non esistesse. Ma chi vive nella divina volontà fa questo percorso, deve giungere a innamorarsi talmente tanto di Gesù da non poterne farne a meno. E quando arriva a questo punto, come un bambino, si toglie il ciuccio. Perché? Perché attraverso quella rinuncia di una cosa che tu, di una cosa, di una persona con cui tu hai imparato a tenere e ad amare con tutto te stesso, tu possa riparare tutte le indifferenze e le freddezze di tutto il mondo intero. Questo gliel'ha fatto fare la Madonna. Questo è per distendere maggiormente il suo regno, perché quando la creatura per amore suo si priva di lui, è tale e tanto il suo eroismo e sacrificio, che cosa fa? Tiene vita, tiene virtù di produrre una vita novella di Gesù per formare un'altra abitazione a Gesù. Cioè, attraverso quella tua rinuncia, qualcuno accoglierà Gesù e incontrerà Gesù. Allora, capite tutte quante però le implicazioni che stanno qui dietro? Cioè, perché c'è una domanda, come dire, in background. Cioè, che è quanto io oggi amo Gesù, quanto ci tengo, d'accordo? Quanto ci tengo. E se non ci tengo abbastanza a Gesù, vuol dire che non lo amo ancora abbastanza, ma se non lo amo ancora abbastanza a Gesù, qui cominciano tutte quante le domande a scalare, se non amo ancora abbastanza a Gesù, vuol dire che c'è qualcun altro nel mio cuore. E qui bisogna cominciare a fare un pochino di pulizia, quindi si va sempre più a scalare, capite? Quindi a che punto stiamo? Ecco perché nei primi volumi... Sì, ricordo i volumi, tutti quanti i discorsi che faceva Gesù sul distacco, sull'amore, su tante altre cose, no? Perché che Gesù diventi il cuore della tua esistenza è un cammino, un processo, d'accordo?
che poi in questo cresca sempre di più dipende anche da quanto noi, come dire, cooperiamo, assecondiamo questo processo fino a diventare il cuore della tua esistenza. E poi quando sei il cuore della tua esistenza, tac, perché altri possano conoscerlo, perché tu possa essere pronto a dare a Dio tu, cioè capite che significa vivere nella divina volontà, cioè altro che, cioè a Dio non si nega, ma adesso significa niente, Dio vuole tutto. Ma non può essere nient'altro che così, perché se voi leggete, come ho letto io, cioè tutti i grandissimi maestri di spirito, io penso sempre a Santa Teresa e San Giovanni della Croce, dicono le stesse cose. Non può cambiare questa cosa qua, capito? Se tu vuoi Dio che è tutto, tu devi essere pronto a sacrificare tutto. Si dice anche nel linguaggio comune, il tutto per tutto. È chiaro che vivere nella divina volontà comporta questa vetta, comporta questa perfezione. Quindi non è che si tratta di farla facile o difficile, ecco. Però non si può neanche banalizzare la vita nella divina volontà, come sapete, al compimento di qualche piccolo atto, per quanto grande, importante, esteriore, come se questo fosse tutto. Cioè c'è comunque un lavorio interiore fondamentale, che è il più importante e che ci porta a essere, come dire, spogliati e liberati di tutto e da tutto. E non, è una cosa che tu questa la devi volere, perché Dio non la fa senza di te. È la tua volontà che deve essere disposta, se vuole, ad entrare in questo processo, perché questo non è un processo che Dio fa con violenza. Cioè la Madonna, cioè, non è che uno gli ha preso il bambino e l'ha messo nella mangiatoia. La Madonna ha capito che doveva farlo e l'ha fatto lei, capite? L'ha preso e ce l'ha messo lei volontariamente. Negli scritti di Maria Valtorta, quando una volta gli dicono, lo ricorderete, questo è uno di quei passi commoventi, senti un po', dice, ma quando Gesù dovrà soffrire, è proprio Gesù a dirglielo, no? Perché a un certo punto Gesù parla della sua passione, c'è una vicina, una Madonna, e dice che deve morire, deve essere flagellato, cioè, e c'era, mi sembra che fosse una parete, e dice, ma non dire queste cose, ma come, ma tua madre, ma quanto soffrirà per una cosa di questo genere? Gli darai questo dolore? Allora Gesù, con un po' di santa ironia, chiama la Madonna e dice, madre, vieni un pochino qui, ci sono delle persone che ti vogliono bene, che si preoccupano per te. Questa sta perorando la tua causa e dice che io non dovrei consegnarmi alla mia sorte di redentore, perché poi ti faccio soffrire troppo. Tu che ne dici? Lo dico, se dovessi vedere una cosa di questo genere sarei sicuro che mi sono sbagliato per tutta quanta la mia vita e che non ho concepito che ho concepito e che sono 30 anni che vivo nell'inganno. D'accordo? Poi sottinteso, se non ci va tutte, ti ci porto io. Ma capite, non è che cioè ti ci porto io con la morte nel cuore, capite? Veramente è il sacrificio di Isacco. Questo è. Ci deve essere proprio una situazione di tutto. Questo passaggio è fondamentale. La divina volontà è esigente e vuole tutto. E la cosa, cioè le cose, ieri leggevo un altro passo dei quaderni, noi siamo, come dire, impressionati dalle ricchezze, quando Gesù dice al giovane ricco che deve vendere tutto, ricordo pure il Vangelo di Candela domenica scorsa, due domeniche fa, bisogna vendere tutto e darle qua. Si agita e dice, qua non si può più manco una lì, dobbiamo essere poveri, le ricchezze già fanno paura, le ricchezze, ma questa è la cosa da meno. Ieri diceva, in quel passo dei quaderni, dice, costa molto di più rinunciare a cosa? Alle proprie idee, alle proprie convinzioni, ai propri schemi mentali. Non c'è niente a cui l'uomo è tanto attaccato quanto alle proprie idee. Questo è il secondo, ma qual è il top? La rinuncia alle cose sante, se Gesù te le toglie, attenzione che capiamo bene questo tipo di discorso, se la divina volontà te lo chiede e in quanto e quando te lo chiedi, cioè non è che la Madonna poi Gesù in braccio non l'ha preso più tutta la vita, d'accordo? Ma c'è stato un tempo quando era da prenderlo in braccio, lo prendeva in braccio
E quando era da posarlo per divina volontà, quindi da avere questo distacco, pensate se la Madonna avesse, e ha pianto, ma avesse resistito al ministero pubblico di Gesù. Gesù non sarebbe andato via di casa se la Madonna gli avesse detto di non andare. Vi ricordate anche le ore della passione? Prima della passione va a farsi benedire, ma va anche a chiedere il permesso alla madre, perché doveva dargli un dolore. Capite? Quindi anche l'umana volontà, che non è che è annullata, l'umana volontà è esercitata in maniera perfettissima quando si vive nella divina volontà, ma tutti i nostri atti sono tutti volontari. Io spero che si capiscano bene, guardate alcuni passaggi che sono fondamentalissimi, cioè il regno della divina volontà è l'esaltazione somma, oggi è l'esaltazione della Santa Croce, ma il regno della divina volontà, in un certo senso, capitemi bene, è l'esaltazione della libera volontà umana, proprio l'esaltazione assoluta. Perché se tu non ti muovi e non fai qualcosa, Dio ti lascia dove stai, non ti forza. Perché non ci sarebbe assolutamente nessun merito, cioè Dio non vuole schiavi forzati, non vuole schiavi, schiavetti neri, schiavetti senza l'appellativo, insomma, dispregiativo che mi è scappato, li vuole soltanto gli amo. Lui c'ha gli schiavi, Dio c'ha i figli. E un figlio non agisce mai se non per convinzione personale, per libera volontà. Quindi i beni materiali sono qualcosa, più grandi dei beni materiali sono i beni affettivi, già quello un pochino di più. Più grandi dei beni affettivi sono i beni intellettuali, più grandi di tutti sono i beni spirituali. Oggi stiamo facendo il cenacolo mariano, però, no? Ecco. Consacrazione totus tuus, d'accordo? Quando si parla di consacrazione totus tuus, se uno legge bene l'atto della consacrazione, questo è già tutto quanto donato alla Madonna. I nostri beni materiali, morali, effettivi, spirituali, compresi il valore delle buone opere presenti, passate e future. Ecco perché anche la consacrazione totus tuus, che è, come dire, se vissuta bene, ampiamente, più che propedeutica, entrare nel regno della divina volontà, non si può fare a cuor leggero. Tu non puoi dire rinuncio a tutti quanti i beni e poi rinuncia a niente, cioè le tue idee devi tutti quanti, i tuoi affetti devi tutti quanti, i tuoi soldi devi tutti quanti, i tuoi beni devi tutti quanti, cioè hai fatto un gesto che però non ha una corrispondenza, perché non è che la Madonna prende e ti ruba tutto, quindi dice io gli ho dato tutto, allora prende, mi manda i ladri e mi svuota il conto in banca. No, ti manderà tante sante ispirazioni per farti capire tante piccole cose, poi bisogna vedere se tu le assecondi oppure no. Non è che ti fa, come dire, tirati al suolo intorno e ti toglie tutti quanti gli affetti, ma ti farà comprendere quali gesti di distacco che sono necessari, che dovrai fare, dopo li devi fare tu, eccetera, eccetera. Ecco, quindi conclude, e concludiamo anche noi, figlia cara, sia attenta e sotto qualunque pretesto non negare mai nulla alla divina volontà. Un giorno non si può andare a messa. Questa è una rinuncia a Gesù, non per tua volontà, ma per le circostanze. C'è una persona cara che sta male, per esempio, gli devi assistenza, non ti puoi muovere. Che vogliamo fare? Vogliamo fare il diavolo a quattro? È volontà di Dio che faccio il diavolo a quattro? Posso una messa? Cioè, capite, insomma, io personalmente, prima di rinunciare alla messa, insomma, ci vorrebbe proprio una chiara manifestazione. Ma se ci fosse questo? Anche se ci fosse questo, pensate ai religiosi, ai vescovi, ai cardinali che in Cina, per esempio, sono stati 20 anni in galera, celebrava la messa, secondo voi il cardinale? Con che la celebrava? Se già aveva il pane e il vino. E allora che succede? Non è diventato santo il cardinale? È diventato santo 100 volte, per quello ogni giorno celebrava la messa vivente, quotidiana, dello starsene in galera e del rinunciare alla cosa più cara, che c'è un sacerdote che celebrava la messa. Un sacrificio più grande di questo non c'è. A quali condizioni però si santifica? Signore mio, mi hai chiesto questa cara cosa più grande di tutti, soffro infinitamente, ma te lo offro.
Perché se tu fai il diavolo a 4 e cominci a nervosirti, a arrabbiarti perché non puoi fare quello che vorresti, che è la cosa più santa, come io voglio andare a messa, mica voglio andare a rubare, e questa è una cosa buona, questo è il mio diritto, questa è una cosa bella, e io ho bisogno dell'Eucaristia, io non posso farne a meno, capito? Non negare mai nulla alla divina volontà sotto qualunque pretesto. Perché noi la fabbrica dei pretesti, l'uomo è la fabbrica dei pretesti e delle scuse, è proprio un mago, un super esperto. Se fossimo tutti bravi a fare tante cose quanto siamo pronti a fabbricarci scuse e pretesti, ecco, saremmo sicuramente molto molto migliori. Ecco, quindi questo certamente è un vertice, è un punto, ecco. E chiediamo alla Madonna, adesso facciamo un momento di silenzio, che ci aiuti ad arrivare a questo punto, perché a questo punto bisogna arrivarci. E se il Signore tanti sacrifici non ci li chiederà di fatto, quindi perché può darsi che non ce li chieda di fatto, però nel cuore li chiede a tutti. Non tutti gli Isacchi saranno immolati sull'altare, perché fino ad Abramo gli ha detto fermati, ma fino al monte col coltello sulla mano ci devi andare. Poi se il nostro Signore dice vai oppure fermati, dipende da lui. Ma lì sul monte del sacrificio di tutte le nostre cose più care, capite in che senso, spero che si capisca in che senso, quindi qui non si tratta di fare degli atti di crudeltà, questo è un discorso, come dire, spiritualmente profondissimo. Quindi, a quel punto, se vuoi davvero vivere nella divina volontà, il nostro Signore sicuramente ti ci porta e fare in modo di portartici. Mamma Santa, le tue lezioni belle mi confondono, ma se vuoi che le metta in pratica non mi lasciare sola, affinché quando mi vedi soccombere sotto il peso enorme delle privazioni divine mi stringa al materno cuore tuo ed io sentirò la forza di non negare mai nulla alla divina volontà. Mamma Santa, versa le lacrime di Gesù nel cuore mio affinché disponga in me il trionfo della divina volontà. Il Signore sia con voi. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Benediciamo il Signore, nostrum prole pia.